auspicando che i tempi da lei annunciati tra le righe siano rispettati anche dalla Regione Sarda, per quanto ho capito dalla sua comunicazione, che si attivi e si renda disponibile quanto prima per una nuova regolamentazione nei termini e nei modi dovuti che lei ha illustrato della presenza militare in Sardegna. E auspico anche che questa sua risposta serva a dare serenità e tranquillità e non prestare il fianco a notizie devianti su utilizzi diversi di quella caserma. Quindi confido molto sui termini della sua risposta e la ringrazio. La ringrazio. Siamo all'interrogazione 3-2348, onorevole Causin, sulle iniziative in sede europea volte a favorire il processo di attuazione di una politica di difesa comune. Onorevole Causin, facoltà di intervenire per illustrare l'interrogazione per un minuto. Prego. Grazie Presidente, signor Ministro. Il referendum del 23 giugno sulla Brexit ha imposto all'Unione Europea una forte e urgente riflessione sul proprio futuro. La sicurezza è certamente una delle questioni che maggiormente sta a cuore a noi cittadini europei e la politica di difesa comune prevista dal Trattato di Maastricht del 1992 purtroppo non è mai andata oltre alla cooperazione pur positiva delle missioni NATO, delle missioni ONU dove sono stati impegnati i paesi europei. E non è mai stata nemmeno assunta nessuna iniziativa nella direzione di creare una forza o un esercito permanente. Chiediamo perciò, visto anche il ruolo importante dell'Italia nel futuro dell'Unione Europea, di sapere se il Governo intende adottare in sede europea qualche iniziativa che vada nella direzione di una politica e di una difesa comune. La ringrazio, onorevole Causin. La ministra Pilotti ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego. Grazie Presidente e grazie anche all'onorevole Causin.